Che cosa sta succedendo? Cioè... Benvenuti in Kiwi! Bella a tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video ovviamente. E perché oggi ragazzi, benvenuti perché oggi andiamo a fare una tipo una reaction, a vedere alcune cose che cucinano gli americani e le spacciano come cosa buona. Solo a vederle fa. Andiamo per gradi ragazzi. Come prima cosa, ovviamente, ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere like, commentare, fare tutte le cose che dovete fare sempre. Dai, che oggi andiamo a vomita. Quindi perché ragazzi, come dicevo, andremo a vedere alcune ricette americane che girano sopra TikTok, Instagram, sta roba così, e che ti dicono mo buono, e invece andiamo a vedere insieme se anche voi avete mangiato roba del genere. Quindi fatemelo sapere qua sotto nei commenti se anche a voi vi è capitato di mangiarla qualcosa che andate a vedere adesso, oppure di mangiare roba strana. Andiamo. Karo mo regi, hindi happy birthday sa iyo. Kaya ipinagdelisyan ka na rin dalawang sabot. Pagkakatikas ka na rin tartarin, ay siya, dini ko na pala rin palalambutin. Malinis na malinis yan, 16 na beses kong hinugasan. Lagyan ko lang ng luya, asin, pineapple juice, at malinis na water from Pasig River. Pressure cooker, mga kalahating oras para semilungoy. Tapos i-dispatch ako na rin sa baw. Ari isasang kutsa ko, syempre, gamit na rin heartmade canola oil ni Jolly. No vabbè raga, aspettate un attimo. Che cosa sta succedendo? Cioè questo qua ha piato a gallina, ha tirato a pezzettoni. Che schifo. Ha piato a pezzettoni e alla la bollita. E mo con l'olio di... Cos'è un olio di semi quello? Che ci fa con l'olio? Che ci fa con l'olio di semi? Ma che schifo, pure lui sa di. Cipolla, 2 kg di cipolla. Che cos'è, balsamo? Ah sì, così poi quando vai a cacare proprio le fiamme ti escono. Latte. Questo è proprio il verso che va sulla tazza del cesso. Sì, quello che fa alla fine sulla tazza del cesso quando vai a cacare, che stai proprio così, stai proprio che le gambe che ti arrivano qua ai tempi e ti arrivano. Non so cosa sia, se c'è qualcuno che sappia che cazzo di piatto è questo, lo scrive nei commenti e ci dica se veramente fa così schifo come si vede. Ah, che cosa abbiamo visto? Cioè abbiamo proprio iniziato col botto forte, raga. Oh, andiamo, vediamo il secondo video, raga. Andiamo a vedere. Allora, aspetta. Andiamo con calma. Questa ha piato tutta la frutta sparagnata dentro. Quindi ha mattato tutti gli ingredienti, tutti insieme li sta a mettere. Ok, continuiamo. Un po' di burro, troppo burro. Cos'è quel liquido? Non... Un altro po' di farina. Quanto? Due o tre ore? E che in suga bolognese? Che in ragù? 2 o 3 ore? Che ci ha fatto, quindi cosa ha fatto? Tipo una cheesecake ha fatto, tipo che va così, no. Poi la farina non si è messa, cioè col burro io credo che non sia così tanto buona, cioè
col gelato. No, no, ragazzi, no, non si può fare sta cosa. Cosa ha fatto? Non è che ha detto che ha fatto la cosa, la farina e il burro, ha mischiato, no, ha fatto la farina, ci ha messo 2 kg di burro e tutto a cucinare così. Che schifo, che schifo, ragazzi. O so strano io, che magari fa, magari sono veramente buoni. Ragazzi, scrivetelo nei commenti se avete mai fatto una cheesecake fatta de sta maniera, senza impastare tutto quanto insieme e buttato così. Avete anche voi avuto il coraggio? Andiamo al terzo video della giornata, che è anche troppo, diciamo. Andiamo a vedere il terzo video, raga. Allora, questo ha piatto le patatine tutte sfragnate e il pollo tutto sfragnato, giusto? Che cos'è quella cosa gialla, raga? Che cos'è quella cosa gialla? Cioè, patatine sfragnate, il pollo tutto sfragnato, pollo sfragnato, cosa gialla? Cosa rossa che non so cosa sia. Andiamo avanti. Latte così buttato. Panna sia, non so. Ah, e il formaggio americano, quello de gomma. E lo mischia tutto insieme. So, con la sola base delle patatine sfragnate, diciamo. 30 minuti. Aspetta un attimo, si è sdoppiato, raga. Si è sdoppiato. E ne ha messa una, ne sono diventate 2. Fa veramente impressione. E nel video, infatti, non hanno avuto neanche il coraggio di assaggiarlo. Infami, fate cucinare sta roba. Voi invece, ragazzi, scrivetelo qua sotto nei commenti. Non ci credo, raga. Chi ha avuto il coraggio di mangiarla sta roba? Non lo so, ragazzi, non lo so. Vabbè, noi, come ho detto, scrivete qua sotto nei commenti se anche voi avete mangiato, avete avuto il coraggio, l'arduo coraggio di mangiare qualcosa di sta roba qua, che avete visto oppure che avete visto in altri video, che faceva veramente cacare nel video. Voi scrivete qua sotto nei commenti e fatemi sapere chi è il più coraggioso. Noi invece, ragazzi, ci vediamo al prossimo video di venerdì, con il prossimo video di venerdì, che sarà il primo video del Romix, dove vado a rompere i coglioni ai cosplayer del Romix. Quindi dai. Quindi ci vediamo al Romix, e se anche voi venite al Romix, scrivetelo sempre nei commenti, così magari vi riesco a beccare e vi rompo le palle a voi se vi trovate nel momento giusto. Noi, ragazzi, ci vediamo al prossimo video, ci vediamo al Romix. Ciao carini.